Amici Retro Gamer, ben trovati a una nuova puntata dedicata alla recensione di software di videogiochi un po' particolari, un po' fuori dalla norma o, come succede spesso nelle mie rubriche, un po' meno conosciuti. Prima di cominciare però devo fare assolutamente un ringraziamento e un saluto. Vorrei ringraziare il mio amico Francesco Allegrini che tutte le volte che torna dal Giappone ha sempre un pensiero o un presente per il sottoscritto. E poi ci tengo tantissimo a salutare il mio caro amico Domenico Lomuscio che con me condivide la passione per questo genere di giochi. E sto parlando dei Gun Games. I Gun Games non sono nient'altro che i giochi con la pistola. Qui vediamo per esempio una Gun Com 2 per PlayStation 2, oggetto appunto portatomi e regalatomi da Francesco dall'ultimo viaggio in Giappone. E sempre portato dal Giappone da parte del mio amico Francesco, il protagonista, anzi la raccolta protagonista della recensione di oggi, e cioè Gun Vari Collection. ゲーム PlayStation ナンコガンバレット8月7日発売。Gun Vari Collection è una raccolta che è stata pubblicata in Giappone nel 2002. Si trova soltanto in versione giapponese perché non è mai stata distribuita in Europa ed è una remaster di quattro titoli fantastici per chi ama questo genere di giochi. Gun Vari Collection comprende Gun Bullet, Gun Vari, Gambolina e Time Crisis, quindi direi un quartetto veramente niente male. Bando alle ciance, andiamo a vedere un po' insieme i giochi e facciamo una partita veloce. Gun Bullet è conosciuto come Point Blank in Europa ed è stata portata per la prima volta in sala giochi nel 1994. Successivamente nel 97 è stata convertita su PlayStation e ha avuto veramente molti seguiti, il 2 e il 3. Poi ha avuto molte conversioni fino ad arrivare addirittura fino al Nintendo DS. Il cabinato presentava due postazioni con relative pistole e vi assicuro che giocato con gli amici era veramente, ma lo è ancora, molto molto divertente. Cominciamo con il primo capitolo, appunto Gun Bullet, e vediamo velocemente uno dei tanti, veramente tantissimi giochi a disposizione. Passiamo ora a Gun Vari. E concludiamo la serie di Gun Bullet con Gambalina. Thank you.
concludiamo questa recensione con Time Crisis, che non ha di certo bisogno di presentazioni. È una piccola curiosità: nella schermata principale di questo titolo potete vedere due libri, un azzurro e uno rosso. L'azzurro, come si può ben intuire, serve per selezionare i giochi. Il rosso trovate gli stessi giochi, ma non è nient'altro che una splendida raccolta di screenshot, trailer e informazioni inerenti a tutti quanti i giochi raccolti in Gambari Collection. Ok, si può obiettare naturalmente che il gameplay è piuttosto ripetitivo. Ho cercato di farvi vedere un po' di ogni singolo gioco e bisogna ammettere che comunque la serie Gambari cerca di rinnovarsi, ha cercato di rinnovarsi ogni volta. La minestra è sempre quella, però è divertente, non c'è niente da fare, almeno deve piacere il genere. Io lo trovo veramente, veramente spassoso, soprattutto poi se siete con degli amici. Time Crisis è stato uno dei giochi che ho più amato in sala giochi e la serie Gambari me la sono goduta veramente tanto in PlayStation, sulla PlayStation 1. Non posso far altro che consigliarvi l'acquisto tramite importazione di questa raccolta, perché indubbiamente la cosa migliore è la possibilità di utilizzare la Guncom 2, che reputo molto migliore e più precisa della Guncom 1. E poi dopo, per quel che riguarda il resto, è tutta la grafica rimasterizzata, perché i giochi sono rimasti praticamente gli stessi. È un genere molto particolare, fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie a tutti, come sempre, per avermi dedicato un po' del vostro tempo e vi aspetto presto con un nuovo video. Ciao, a presto!